Siamo qui con Salvatore Bruno, il neo acquisto del Real Vicenza. Allora, Salvatore, posso chiamarti per nome? Certo. Qualche battuta su questo tuo arrivo, su questo tuo sbarco nel pianeta Real Vicenza? Ma è stato subito positivo, ecco. C'è un gruppo bello perché me ne aveva già parlato Daniele Dallabona, che l'anno scorso siamo stati insieme, quindi direi tutto perfetto, ecco. Ci ritrovi quindi anche un compagno con cui hai già diviso un'annata, quella scorsa, non così fortunata, come già stavi dicendo ai colleghi della carta stampata, però insomma c'è voglia di rivincita. Ma sicuramente, come ho già detto ai tuoi colleghi, c'è voglia di riscatto perché, ripeto, ma magari quando giochi poco, l'anno dopo hai questa voglia, ecco, quindi sono contento perché mi hanno voluto tutti, il mister in primis, fino al presidente, ecco. Tra l'altro poi il mister e Mandelli hanno giocato, cioè io ho giocato con loro a Chievo, quindi c'è sintonia in questo caso. Diciamo dell'annata dell'anno scorso, però ricordiamo anche, diciamo, tutto il tuo trascorso, soprattutto come si diceva, come si è scritto anche in questi giorni, quei 98 gol in Serie B che ti fanno attualmente il calciatore, il secondo calciatore ancora in attività più prolifico della serie cadetta. Non ti possiamo chiedere quanti gol ti aspetti dalla prossima stagione, anche perché bisognerà ancora conoscere gli avversari, però come la vedi questa prossima stagione con la maglia biancorossa? Ma oddio, sono arrivato ieri, quindi è un po' difficile risponderti in questo momento, però sicuramente il presidente, il mister hanno costruito una squadra comunque per far bene. Adesso l'obiettivo preciso, ecco, questo ce lo dirà sicuramente il tempo. Però poi per quanto riguarda il passato, è vero, sono contento sicuramente di quello che ho fatto nella mia carriera, però questo sport devi dimostrare tutti i giorni, quindi ripeto, sono venuto qua con la voglia di far bene. Allora ringraziamo Salvatore Bruno, che ritroveremo sicuramente prossimamente sempre qui sui canali di Vicenza Più TV. L'indipendenza paga. E Vicenza Più, col suo network di periodici cartacei e di quotidiani sul web, lo dimostra sempre di più. Decine di migliaia di lettori e centinaia di migliaia di utenti, continuamente in crescita. Ora si preparano a vedere Vicenza Più TV. Sport, spettacoli, politica, economia e ovviamente informazioni. Sulla vita locale di Vicenza, Bassano, Schio, Thiene e provincia. Col bollino blu di Vicenza Più TV. Indipendente, sempre di più.